Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a far mia la vita del Fiat Supremo. Voglio essere il tuo eco nel diffondere su tutto l'amore divino e chiederti per tutti il tuo regno, mio Dio, ti do nel mio volere, mio Re. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 115, 6 marzo 1902. Questa mattina il mio adorabile Gesù nel venire si faceva vedere tutto nudo, cercando come coprirsi nel mio interno dicendomi: figlia mia, mi hanno spogliato di ogni principato, di ogni regime, di ogni sovranità. E per riacquistare questi miei diritti sopra le creature è necessario che spogli loro e quasi le distrugga. Ed in questo conosceranno che dove non c'è Dio, per principio, per regime e per sovrano, tutto porta alla distruzione di loro stessi e quindi alla fonte di tutti i mali. Capitolo 116, 7 marzo 1902. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena ho visto il mio amante Gesù, e mi ha detto: figlia mia, quando tiro l'anima innanzi alla mia presenza, essa ha questo bene che acquista in se stessa e copia i modi dell'agire divino, in modo che trattando poi con le creature, esse sentono in loro stesse la forza dell'agire divino che detta anima possiede. Dopo ciò mi sentivo un timore, cioè che quelle cose che faccio nel mio interno, se fossero accettevoli o no al Signore, lui ha soggiunto: perché temi mentre la tua vita è innestata con la mia? E poi tutto ciò che fai nel tuo interno è stato infuso da me e molte volte l'ho fatto io insieme con te, suggerendoti
il modo come farli, come fossero a me graditi. Altre volte ho chiamato gli angeli ed uniti insieme hanno fatto ciò che tu facevi nel tuo interno. Ciò significa che gradisco quello che tu fai e che io stesso ti ho insegnato. Perciò seguita e non temere. Così sono restata tranquillizzata. Capitolo 117, 10 marzo 1902. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo fuori di me stessa. Andavo cercando il mio adorabile Gesù e non lo trovavo. Ripetevo le ricerche, i pianti, ma tutto invano. Non sapevo più che fare. Il mio povero cuore agonizzava ed assorbiva un dolore tanto acuto da non saperlo spiegare. So dire solo che non so come sono restata viva. Mentre mi trovavo in questa dolorosa situazione, ma sempre cercandolo, senza potermi un momento astenere di fare nuove ricerche, finalmente l'ho trovato e gli ho detto: «Come, Signore, ti fai meco crudele? Vedi un poco tu stesso se sono pene che possa io tollerare». E tutta sfinita mi sono abbandonata nelle sue braccia. E Gesù, tutta compatendomi e guardandomi, mi ha detto: «Figlia mia, hai ragione, quietati che sto con te e non ti lascerò. Povera figlia, come soffri! La pena dell'amore è più terribile dell'inferno. Che cosa ti raneggia di più, l'inferno o un amore contrapposto, un amore odiato? Che cosa può tiranneggiare un'anima di più dell'inferno? Un amore amato? Se tu sapessi quanto io soffro nel vederti per causa mia tiranneggiata da questo amore, per non farmi soffrire dovresti stare più quieta quando ti privo della mia presenza. Immagina tu stessa, se io tanto soffro nel veder soffrire chi non mi ama e mi offende, quanto più soffrirò nel veder soffrire chi mi ama? Onde io nel sentire ciò commosso ho detto: Signore, dimmi almeno se vuoi che mi sforzi di uscire da questo stato senza aspettare il confessore quando non venite. E lui ha soggiunto: Non voglio, no, che tu esci da questo stato prima che venga il confessore. Lascia ogni timore, io mi metto nel tuo interno tenendoti le tue mani nelle mie e dal contatto delle mie mani conoscerai che sto con te. Così, quando mi viene l'ansia di volerlo, mi sento stringere le mani da quelle di Gesù e sentendo il contatto divino mi quieto e dico: è vero, sta con me. Altre volte, venendo più forte il desiderio di vederlo, mi sento stringere più forte le mani dalle sue e mi dice: Luisa, figlia mia, sto qui, qui sto, non mi cercare altrove. E così pare che sto più quieta. Bene, questi tre piccoli capitoletti, come tipico dei primi volumi, che spesso sono davvero brevi sentenze, sono però sempre molto istruttivi e costruttivi, anche se contengono gli insegnamenti oggi abbastanza eterogenei tra di loro, anche se con più di qualche punto di contatto. Il primo è un insegnamento un po' drammatico e che a leggerlo, insomma, esce inevitabile il pensiero: se Gesù il 6 marzo del 1902 si fa vedere nudo e dice: mi hanno spogliato di ogni principato, di ogni regime, di ogni sovranità. In un tempo in cui, almeno in Italia, a quanto ricordo, c'era un'affluenza, per esempio alla messa domenicale, che stava intorno all'80-90%. Quindi, e avevamo, come dire, questa sorta di ancora di catecumenato sociale, ecco. Qualche autorevole esponente l'ho chiamato felicemente così, svolto dall'umana società, per cui c'era un ambiente, insomma, in cui si cresceva intrisi di cultura e di dottrina anche cristiana. Oggi siamo proprio agli antipodi, per cui altro che nudo, non so come si presenterebbe nostro Signore Gesù Cristo, no?
che è stato spogliato di ogni principato, di ogni regime, di ogni sovranità. A quei tempi almeno forse era soltanto da un punto di vista pratico, no? Forse lamentava certamente, se dice questa cosa era vera, ma lamentava certamente una scarsa, come dire, fedeltà delle anime a livello interiore, ma a livello in Italia, per esempio, la religione cattolica era religione di Stato. Oggi addirittura, a parte il fatto della laicità dello Stato, no? Ma hanno addirittura negato di voler riconoscere le radici cristiane dell'Europa, no? Ci sono state delle legislazioni, insomma, dichiaratamente, volutamente anticristiane, con un'escalation che non sembra ancora essersi arrestata. Mentre cade questa meditazione, insomma, è notizia di circa un mese che, per esempio, anche l'Irlanda ha votato, a stragrande maggioranza l'hanno voluto gli irlandesi, la legge sull'aborto. Era l'unico Stato in tutta Europa dove ancora non c'era una legge di questo genere, ma adesso ci sarà, nella cattolicissima Irlanda, insomma. Quindi, come si presenterà Gesù? Stiamo vedendo, insomma, come tutto questo scateni, diciamo, una congerie infinita di mali, di sciagure, insomma, di distruzione di noi stessi, insomma. Le cronache ogni giorno parlano di eventi raccapriccianti, insomma, no? Ecco, noi sappiamo che possiamo e dobbiamo prima invocare, secondo sperare che venga il regno della divina volontà. Dobbiamo innalzare quotidianamente la nostra preghiera, recitando sempre più consapevolmente il Padre Nostro, ma anche implorando l'avvento del Fiat Supremo. Deve venire il regno della divina volontà e deve essere rovesciato il regno di Satana, purtroppo, che oggi continua a fare lo spauracchio e il gradasso, insomma, per i molti uomini che, quasi sempre in maniera inconsapevole, ma non per questo meno efficace, gli danno forza e potere. E nel frattempo noi stiamo con Gesù, consoliamo Gesù e operiamo interiormente con Gesù, agiamo per quanto c'è possibile, facendo tutto quanto quello che sta in noi in base ai nostri posti nella Chiesa, nella società, i nostri doveri, perché questo regno si diffonda, ecco, e entri nelle anime. E quantomeno a livello di singoli, perché si comincia sempre così, possiamo dare il nostro contributo a che anime siano sottratte al regno, diciamo così, dell'anticristo, ecco, intendendo con questa terminologia, ecco, un senso molto generale, quindi di stare sotto uno stile di vita che è completamente anticristiano, cosa oggi assai diffusa, e tornino sotto l'egida, sotto la bandiera del regno di Cristo, restituendogli il principato, il regime, la sovranità, quantomeno sulla propria anima, e tra l'altro su cui il nostro Signore ha dei sacrosantissimi diritti. Quindi è un grave sopruso che viola proprio la giustizia il sottrarsi al suo dominio, al suo principato, alla sua sovranità. Ecco, i secondi due paragrafetti sono un pochino più personalizzati. C'è un insegnamento molto importante. Quando tiro l'anima innanzi alla mia presenza, essa acquista e copia i modi dell'agire divino, in modo tale da riverberarli sulle altre creature che ne sentono in se stesse la forza. Ecco, questo ovviamente applicato in maniera, come sempre, calata nelle circostanze ordinarie della vita di fede e della vita interiore, ecco, significa che più stiamo alla presenza di Gesù, che alla presenza di Gesù stiamo soprattutto nella nostra preghiera profonda e soprattutto davanti all'Eucaristia, più
acquisteremo in noi stessi e copieremo i modi dell'agire divino. E noi sappiamo che il processo della nostra santificazione, della nostra conversione, è un processo ovviamente complesso, no? Ecco, la meditazione che stiamo facendo, raccomandatissima da tutti quanti i maestri di spirito, che affermano quasi unanimi che non c'è crescita interiore senza una fedeltà alla meditazione, perché la meditazione ci dà, come dire, il soggetto su cui riflettere, su cui orientare la nostra vita, no? Anche Gesù, per quanto riguarda il regno della divina volontà, dice: nessuno lo può desiderare se non lo conosce. Quindi questa è la prima cosa, no? Ecco. Però tra il conoscere un qualche cosa e viverla c'è di mezzo la difficoltà, la miseria della nostra umanità e tante altre cose. E come si vince questo, come si supera questo gap? Questo si supera con la preghiera, ecco perché la preghiera è così importante nella vita interiore. Sia la preghiera di richiesta, e soprattutto sappiamo la potenza invincibile del Santo Rosario, che non va mai abbandonato, mai, per nessun motivo. Ma da un punto di vista di vita interiore, insieme al Rosario, anzi, ad essere sinceri, ancora più, anche se è una cosa differente e distinta di esso, c'è il nostro rapporto con Gesù Eucaristia, che non è da limitare solo alla Messa e alla Santa Comunione, ma è da coltivare nello stare alla presenza di Gesù. E più lo si fa, e meglio è, ovviamente compatibilmente con il nostro stato di vita, con i nostri doveri, con tutto quello che noi dobbiamo fare davanti al Signore. Però il tempo più prezioso e il meglio speso è quello che trascorriamo alla divina presenza. Questo dobbiamo assolutamente esserne persuasi. Cioè, noi perdiamo un sacco di tempo durante la giornata, il tempo non andrebbe perso, nell'esame di coscienza. Gli antichi santi erano molto attenti a questo. Quanto tempo ho buttato, quanto tempo ho perso? E l'amministrazione del tempo e la buona organizzazione del tempo è un requisito fondamentalissimo per tendere verso la santità, importantissimo, straordinariamente importante. Quindi avere anche una, come dire, un piano di vita, una regola ovviamente generale di vita. Non possiamo, chi vive nel mondo non può sottomettersi a regole monastiche, quindi con orari rigidi o con forme rigide, no? Però non può neanche lasciare che la propria vita viva, come dire, allo stato brando, sia lasciata al caso o al sentimento, al mi va, non mi va, mi piace, non mi piace, me la sento, non me la sento, insomma, no? Io proprio ieri leggevo uno scritto molto importante, e possibile oggetto di futura catechesi, dove Gesù spiega come si ottiene il dono della divina volontà. E tra le cose che dice, cioè, oltre a doverlo, come dire, chiedere e desiderare di essere pronti a tutto per questo, perché questo è il tutto, per cui, cioè, è il tesoro nascosto nel campo, no? Quindi uno lo trova, lo nasconde uno e vende tutto per acquistarlo. Però Gesù fa chiaramente comprendere che questo non è, cioè, prima di avere questo dono, Gesù vuole vedere che noi intanto la facciamo la divina volontà. Ecco perché io ho sempre pensato quel ciclo di queste meditazioni, che è anche il percorso che ho fatto fare a Luisa, no? Cioè, non si va a fare un salto, cioè non si passa dalle scuole elementari all'università senza fare la scuola media e le scuole superiori, non è possibile. Quindi, e nel fare la divina volontà, cioè il percorrere le vie ordinarie e comuni di santificazione, cioè l'uso del tempo e imparare, diciamo, a mettere Gesù al primo posto, e quindi anziché perdere tempo, cioè, davanti a tante cose, per esempio vedere la televisione
Per carità, se c'è un programma sano, costruttivo e divertente non c'è nessun problema, ma è chiaramente una cosa che va fatta con estrema moderazione. Per chi desidera diventare santo, poi se uno non gli interessa è un altro discorso, però qui stiamo d'accordo. Perché? Perché se io sto tutte quante le sere, 2 ore a sera davanti alla televisione, anche se mi vedo sempre bei film, belle trasmissioni, documentari, quindi tutte tante cose, però sono 2 ore al giorno davanti alla televisione. Ed è tanto, vuol dire, sono 14 ore a settimana, sono tante, sono. E cosa potrei fare di differente in queste 2 ore? Cioè, un paio di volte a settimana, una volta abbiamo bisogno di distenderci, no? La vita deve essere sempre, come dire, profondamente equilibrata, non si può, come dire, radere al suolo tutto, no? Se uno sente l'esigenza di farsi una passeggiata, di fare un'oretta di sport, ogni tanto di distendersi senza rovinarsi l'anima davanti a qualcosa di sano, non è un problema, anzi, nella divina volontà si impara a vivere anche queste cose come un ti amo di Dio, no? Però l'equilibrio e l'ordine che poi caratterizza la vita nel voler divino, caratterizza anche la vita comune di santità. Cioè, uno, dato che la meditazione deve essere sempre un po' costruttiva, no? Ecco, cioè, durante la settimana, fatti un conto, quante ore dedichi alla preghiera e quante ore dedichi alla televisione, per esempio, o a gironzolare in giro in maniera, come dire, inutile, su internet, sui social network, a farsi gli affari degli altri o cose di questo genere qui, no? Carità, internet e social network sappiamo benissimo che, se santamente utilizzati, per quello che è santo e necessario, sono delle cose eccellenti. C'è gente che si è convertita, insomma, cambiato vita, e usando bene il web, andando a cercare delle buone cose anche sul web, no? Quindi non è il fatto in se stesso. I fatti in se stessi sono neutrali, non sono né buoni né cattivi, insegnano i maestri di spirito. Dipende dall'uso che noi ne facciamo. Ecco, e quindi, più sto alla presenza di Gesù, e qui si parla anche di presenza esplicita, no? Certo, Luisa lo vedeva, noi lo possiamo vedere, ma abbiamo l'Eucaristia. Noi dobbiamo essere fermamente convinti che se stiamo davanti a Gesù Eucaristia è esattamente la stessa identica cosa di ciò che Luisa viveva in maniera straordinaria quando se lo vedeva davanti. È la stessa identica cosa. Cioè, il Beato Paolo VI, prossimo santo, spiegava che l'unica differenza che c'è tra Gesù eucaristico e Gesù in persona, in carne ed ossa, è che occupa lo spazio in maniera differente, non attraverso le membra fisiche, ma attraverso le specie eucaristiche. E chiaramente la sua presenza non è percepibile dai sensi, quindi non puoi vedere il suo volto, non puoi ascoltare la sua voce. Certo, non è poco questa roba qui, però da un punto di vista essenziale e sostanziale, le anime davanti all'Eucaristia, se sono fedeli, si trasformano. Lì è il luogo dell'intima unione con Gesù, è il luogo dell'amore, è il luogo della trasformazione delle nostre anime. Tante volte ho citato l'episodio famosissimo, insomma, di quel povero uomo ignorante che abitava ad Ars e che tutte le mattine se ne passava un tempo congruo, insomma, in chiesa davanti al tabernacolo, senza, stava lì, e il curatore d'Ars gli chiese, dice, che fai tutte le mattine qua? Dice, come che faccio? Niente, sto dinanzi a lui. Lui mi guarda ed io lo guardo. Che cosa vuoi fare di più bello di questo? Sono una semplice ignorante che però ha capito tutto il segreto della vita interiore, no? Ecco, poi Luisa manifesta la sua santa preoccupazione se fosse o no gradito quello che cominciava a fare al suo interno, no? Dopo ciò mi sentivo un timore, cioè che quelle cose che faccio nel mio interno, se fossero accettevoli o no al Signore, Gesù la rassicura, quindi certamente stava cominciando, su suggerimento di Gesù, vedete, tutto ciò che fai nel tuo interno è stato infuso da me e molte volte l'ho fatto io con te, suggerendoti il modo come fare, come fossero mai graditi, no? Cosa dobbiamo trarre per noi da queste cose? E tutto quello che riguarda, diciamo, la santa attività della nostra vita interiore, quindi gli atti che noi facciamo di unione con la divina volontà,
i ti amo, i giri, sono sempre cose ottime e gradite al Signore. E dobbiamo farci attenti perché molte volte il Signore parla al nostro cuore e ci suggerisce qualcosa. Lì bisogna essere molto attenti, perché la voce del Signore non si distingue come sua, ma sembrerebbe un pensiero nostro. Ma quando un pensiero è buono, che suggerisce di fare qualche cosa di santo, ordinariamente, a meno che non sia accompagnato da un forte turbamento o non inclini verso cose che oggettivamente sembrano non adatte al nostro stato di vita, eccessivo, disordinate, quello però fuori di questi casi va seguito, perché ordinariamente è un'ispirazione soprannaturale, c'è qualcosa che Gesù ci sta chiedendo di fare in quel momento, anche se magari non era previsto. E su questo bisogna sempre crescere e lavorare nel discernimento e nella agilità, diciamo così, nel comprendere le delicate ispirazioni che il Signore non manca di farci avere. E su questo bisogna tutti farci attenti e crescere, confidando, ecco, non soltanto nelle promesse fatte da Gesù nel regno della divina volontà, ma confidando anche nel fatto che quando si sta in grazia, San Paolo ne ha scritto tante volte nel Nuovo Testamento, lo Spirito Santo, che è la grazia santificante, lavora e parla dentro il nostro cuore. Ecco. L'ultimo aspetto, questa è una cosa certamente tipica di chi ha vissuto l'esperienza straordinaria di Gesù e del contatto con le cose sante, cioè la pena dell'amore, che è più terribile dell'inferno. Cioè, come detto tante volte, quando un'anima di questo genere conosce per esperienza che cos'è la presenza di Gesù, ma questo è un elemento tipico nella letteratura mistica, e poi quando per qualche motivo, certamente di santificazione della persona, il Signore toglie la presenza, queste povere anime stanno in stato di agonia, in stato di boccheggiamento, e è la logica dell'amore. E qui è impressionante, no? Gesù le chiede di stare un pochino più calma perché non soffra lui stesso. È bellissima questa immagine, no? E cioè l'anima è, come dire, in coma, è sofferente in maniera inumana per l'assenza di Gesù, e quindi lo esprime questo. E certamente Gesù, da un lato, sicuramente, perché certamente lui fa nello straordinario le stesse cose che fa nell'ordinario, quindi quando ci toglie un po' di fervore ordinario lo fa perché vuole vedere quello che facciamo, vuole vedere se siamo fedeli lo stesso anche quando lui non si fa sentire, no? Queste sono le cause, diciamo, delle diminuzioni del fervore, che non dipendono dai nostri peccati, no? E così nello straordinario lo fa apposta, perché serve a, come dire, ancora di più arroventare l'anima e a farla, diciamo, innamorare ancora di più. Quindi, da un lato, Gesù non può essere, insomma, del tutto non contento nel vedere questa cosa, perché è quello che vuole, no? Però dall'altro, questi sono i misteri dell'amore, soffre, perché dice: ma se io soffro quando uno mi offende e commette un peccato, quindi un'anima che non mi ama, figurati quanto soffro nel vedere soffrire chi mi ama. È bellissima questa cosa. E nei giorni scorsi, spero in queste meditazioni, credo di sì, che proprio ieri, meditavamo sul fatto che la forma più alta di sofferenza che esiste è fare proprie le pene dell'amato. E questo vale da parte nostra, no? Il dolore più santo che possiamo offrire a Dio è il nostro fare nostre le sofferenze di Gesù e di Maria, farle nostre, dolerci di quello che loro fa soffrire. Oggi impariamo che è vero anche il contrario, cioè che un'anima
amica di Gesù e di Maria, quindi che vive nella loro amicizia e che è nel loro amore, e causa sofferenze a Gesù e a Maria se soffre. Quindi è Gesù stesso a fare sue le sofferenze della sua amata anima. E quindi per questo che dice questo è una cosa molto bella, perché ci fa conoscere qualcosa di più, ecco, non soltanto dell'amore di Gesù verso di noi, ma anche del mistero. Questa è una chiamata universale, ogni anima dovrebbe, potrebbe vivere queste cose. Ogni anima è chiamata di per se stessa ad un rapporto sponsale con Gesù. Il problema è che quasi nessuno si mette in questa dinamica e compie i passi necessari perché questo, che sembrerebbe un sogno a pensarci, diventi piano piano realtà. Ma Gesù, quando si accoglie il suo amore, perché egli ci ha sempre amati per primo, non dobbiamo mai dimenticarlo, e lo si comincia piano piano a ricambiare sempre di più, sempre di più, comincia questo gioco, no? questo gioco reciproco, che sono le cose, insomma, che se uno legge la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà sono descritti in termini assolutamente estasianti, no? La Madonna è stata la più grande, diciamo così, giocatrice, diciamo così, con Dio, no? Le loro gare d'amore, insomma, che facevano a gara, insomma, chi sorprendesse di più l'altro con continue nuove offerte di amore, insomma, estasi di amore, sfoghi d'amore, eccetera, eccetera, no? Certo, nessuno può arrivare ai livelli della Madonna, però è importante, sono contento che queste meditazioni capitano in questo mese, perché anche la rivelazione del cuore di Gesù sono fondamentalmente una rivelazione d'amore, un invito ulteriore all'uomo, e innanzitutto a lasciarsi amare da Gesù, a riconoscere il suo amore, a conoscere e riconoscere il suo amore, e poi a ricambiarlo, e ricambiarlo per sé e anche per tutti, come del resto Gesù esorta a fare chi desidera vivere nel regno della Divina Volontà. O Divina Maria, ti chiediamo anzitutto che presto il Signore Gesù possa tornare a regnare nei nostri cuori. Sei tu colei che avrà certamente un ruolo primario, primaziale, determinante, ecco, nel distruggere il regno del nemico attraverso il trionfo del tuo cuore immacolato e l'instaurazione del regno della Divina Volontà sulla terra. Per cui noi arriviamo a te questo grido perché la Signoria di Gesù possa tornare ad essere universale, e in attesa di questo giorno lieto possa sempre più dilatarsi sulle singole anime attraverso le conversioni e le aperture di esse all'amore del tuo Gesù. Ecco, noi ti chiediamo anche la grazia di imparare a stare sotto il sole della sua presenza, ecco, per santamente abbronzarci, abbronzare la nostra anima davanti all'Eucaristia. Adesso gli uomini cominciano a preoccuparsi di quella grande sciocchezza che fa scurire la pelle rosolandosi sotto il sole materiale, che è cosa che non serve a niente. Ecco, quasi nessuno è così sicuro di andare ad abbronzare l'anima, ecco, davanti al sole divino che è Gesù Eucaristia. Ecco, sia questa la nostra principale occupazione.
e alla tua scuola e alla tua mano insegnaci a instaurare un rapporto di profondo amore con Gesù, sii tu la nostra madre, la nostra maestra, insegnaci a riconoscerlo, ad accoglierlo, insegnaci anche a viverlo, perché tu sei colei che l'ha amato non solo più di tutti, ma anche in tutti e per tutti. L'unico amore degno di un Dio, lui l'ha ricevuto da te. Ecco, per cui aiuta tutti noi a dare almeno tutto il nostro cuore, se esattamente non è degno di lui, ma è quello che abbiamo, per poter rispondere con tutto noi stessi, come lui vuole, al suo amore infinito. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.